Dove c'è l'amore non ci può essere il potere. Ma è vero anche il contrario. Dove c'è il potere non ci può essere l'amore. Quando potere e amore si uniscono insieme, e spesso accade, si generano quelli che si chiamano doppi legami. No, non c'è ancora. È doppio legame. Voi lo studierete nel vostro corso. Quando incontrerete la scuola di Palo Alto, Gregory Bateson, e negli anni 50 Bateson, insieme a dei colleghi, facendo un'analisi delle famiglie con schizofrenogeniche, scoprì che la comunicazione all'interno di queste famiglie era caratterizzata da doppi legami. I doppi legami, cioè, faccio un esempio molto semplice. La mamma, quando vede che il bambino gli si avvicina, a livello non verbale fa qualcosa per allontanarlo. Quando il bambino si allontana, gli dice: perché ti allontani? Non vuoi bene alla tua mamma? Se il bambino si avvicina, riceve il messaggio: non ti avvicinare. E lo riceve a livello non verbale, che è molto potente, più di quello verbale. Quando il bambino si allontana, riceve il messaggio: perché te ne vai? Non vuoi bene alla mamma? Il bambino entra in confusione. Esempi che ricordo, casi clinici che ho avuto, c'era un ragazzo che era veramente pieno di paure. Da ragazzo, suo padre, da quando era bambino, suo padre lo spaventava, era un uomo terrifico, cioè urlava, lo spaventava. Quando aveva ottenuto di spaventarlo, gli diceva: ma cosa fai, piangi? Sei proprio un cagasotto. Allora, il padre genera la reazione di paura e poi la giudica. E cosa può fare un bambino? Crede a se stesso di aver paura, di averci ragione, ma allora pensa che il padre non è un buon padre, e se il padre non è buono, lui teme per la sua sopravvivenza, quindi non lo può fare. E non gli rimane che credere alle parole del padre, ma allora non deve più credere a se stesso. Quindi è messa una condizione: o credo a te o credo a me. Di fronte a questo conflitto, finché siamo piccoli, in condizioni di dipendenza, la soluzione non c'è, la confusione. Quindi genera confusione a livello emotivo e poi cognitivo. Ora, il doppio legame non è riservato alle famiglie patologiche gravi, è comunissimo nella vita, comunissimo. E comprendere come funziona il doppio legame è un passo verso la liberazione dalla paura. Capisci che, se vedete, adesso lì c'è Dario, è mio amico, mettiamo che lui è un professore universitario, devo andare a fare l'esame di diritto costituzionale. Mi presento, lui mi guarda in un modo che mi fa capire che non gli sono affatto simpatico, che per lui sono solo una seccatura, che lui è interessato ad altro che agli studenti. Questo genera in me tensione, perché? Perché lui è là, io sono qua, io dipendo da lui per fare questo esame. Se lui utilizza quella comunicazione non verbale, io mi avvicino a lui, una parte di me si impaurisce, ma non so perché, un'altra parte non lo sa perché. Dopodiché comincia a farfugliare, a perdere chiarezza mentale. Lui mi guarda ancora peggio e mi dice: ma lei non ha studiato. E una parte di me dà ragione a lui. E mi dico: io non sono una persona brava, non sono una persona competente. Ho assistito a dei convegni, proprio ricordo, un convegno di musicoterapia, tra l'altro. Qui si presentarono un docente, mi ricordo, che fece una lezione in cui letteralmente non si capiva niente. Conoscevo bene l'argomento, si esprimeva in un modo incomprensibile, dicendo tra l'altro delle cose molto semplici che si possono spiegare a un bambino di 5 anni, però lo complicava in una maniera. Io non riuscii a stare in aula perché mi stufavo. Uscii fuori, poi aspettai e rientrai quando aveva finito. E allora incominciai a intervistare gruppi di studenti che c'erano. E ho detto: ti è piaciuta questa cosa? E sapete cosa mi hanno detto? Non mi hanno detto no, era confuso, non ho capito niente. Mi hanno detto: sì, molto interessante, peccato che io non abbia la cultura per comprenderlo. Capisci? Ecco perché alcune persone si esprimono in modo confuso, complicato. Non perché la cosa sia complicata in sé, non è così. Qualunque cosa può essere espressa in termini chiari. Ci vuole un po' più di tempo, un po' più di pazienza.
ogni cosa può essere espressa in termini chiari, basta mettergli esempi concreti, esempi adatti, insomma. Se voi andate a un convegno, parlate in quel modo, se fossimo coscienti, noi, la sala dovrebbe vuotarsi, le persone dovrebbero andarsene. Invece non è così. Questo indica che noi siamo predisposti alla confusione, siamo predisposti a metterci nelle condizioni che siamo, perché abbiamo ricevuto doppi legami e ci rientriamo dentro. Sulla teoria del doppio legame, vi dicevo, io oggi vi do alcuni flash così su temi, poi potrete approfondire qualunque di questi temi attraverso il sito. Io stiamo lavorando con i miei collaboratori da due anni ormai, stiamo lavorando su un sito dove raccogliamo i materiali più adatti per la formazione in gruppo, quello che serve per noi, ma serve a tante persone. Quindi lì potete trovare, c'è l'indice, andate, cos'è il doppio legame, lo trovate. Ci sono tanti video, potete seguirlo. Ok. E questo sito, ve lo segno, sì, lo trovate. Punto, Mauro Scardovelli, .com. Entrate lì dentro e trovate parecchia roba. Il sito è costruito per rispondere alle domande delle persone che quando abbiamo nei gruppi, quando ci sono dei problemi, da lì tiriamo fuori le cose, quindi c'è molte risposte. Ok. Allora, adesso vi ho accennato la teoria del doppio legame, è una delle teorie portanti della seconda metà del Novecento, scuola di Palo Alto. Okay. Ecco, in quest'ultima parte, perché penso che non abbiamo molto tempo, volevo aprire proprio un discorso su un altro... Fino adesso vi ho fatto vedere che cosa non va bene. Cioè, da dove possono nascere i problemi? Se io non ho coscienza di essere, per esempio... Un altro cosa veramente interessantissimo, sto leggendo in questo periodo l'autobiografia di Nelson Mandela, e lì trovate come quest'uomo pian pianino si è liberato dai suoi pregiudizi di essere un inferiore come persona, perché l'apartheid, quindi il potere estremo, come era così, era costruita in modo tale da generare nei neri il senso dell'inferiorità, della non pari dignità coi bianchi, ed è spiegato tutto benissimo. Se avremo tempo, magari entro proprio anche nei dettagli, ma non credo. Vi farò proprio vedere come nell'apartheid si genera il doppio legame, perché da una parte gli bianchi sono invasori e hanno portato via la terra ai neri, con degli atti terribili dal punto di vista legale, tremendi. Il Land Act del 1913 è spaventoso. Cioè, portavano via la terra ai neri, non potevano avere proprietà di nessuna terra che avesse valore socio-economico. I neri c'erano prima dei bianchi, quindi noi siamo stati dei invasori, dei predatori, e dopo siamo... ma i bianchi avevano una tecnologia superiore, non solo nelle armi, ma anche negli ospedali, treni, ferrovie, treni uguali, macchine, niente, strade, cose. E quindi i neri avevano un complesso di inferiorità nei confronti della cultura bianca, e i bianchi naturalmente hanno fatto di tutto per incrementare questo senso di inferiorità. Quando uno si sente inferiore e down, è pronto a fare che cosa? A chinare la testa e obbedire. Ed è quello che i neri hanno fatto per tanti anni. La storia di Nelson Mandela è la storia di un uomo che si è liberato dal colonialismo mentale. Si parla di condizionamento mentale, ma potremmo anche a volte parlare in modo ancora più forte e dire che la nostra mente è colonizzata. Colonizzata da idee che ci entrano nella testa, che non sono... diciamo, al servizio della nostra umanità, della nostra bellezza, della nostra forza, della nostra intelligenza, del nostro benessere. No, sono al servizio della nostra fragilità, debolezza, senso di inferiorità, e sono tutte cose che vengono da fuori, sono create così. Questa è la colonizzazione della mente da parte di forze, in questo caso forze psichiche, idee che entrano dentro. Guardate, dico solo una cosa che è veramente impressionante. La depressione, pensate alla cosa più diffusa, depressione, una volta era da senso di colpa, perché le società erano normative, chi non si adeguava alle norme, il fatto stesso di rapportarsi alle norme genera senso di colpa, perché non vai mai abbastanza bene. Se le violi ti senti in colpa. Oggi il senso di colpa è cambiato di natura, non ci sente più depressi per senso di colpa, ma... per senso di bravo, perfetto. Io non sono abbastanza, io non sono abbastanza intelligente, io non c'ho abbastanza la forza,
Oggi bisogna diventare imprenditori di noi stessi, tutti. E io non sono abbastanza. Mentre c'è un mercato del lavoro che è tremendo. Quindi noi ci troviamo in una società con un mercato di lavoro spaventoso e le persone dentro l'idea, quando perdono un posto di lavoro, da qualche parte nel loro inconscio c'è l'idea che loro non sono abbastanza in gamba. Capite che allora l'essere umano viene messo contro se stesso. Ecco, Nelson Mandela è un uomo che ha saputo superare con grande forza, 27 anni in carcere, è uscito che era dritto come un fuso. Ecco, ma voi tutti siete dei Nelson Mandela, siete tutti Nelson Mandela, non è che ce n'è uno che... lo siete tutti, solo che dovete trovare le condizioni interne ed esterne adatte, perché il cervello che avete voi è uguale a quello di Nelson Mandela, non è diverso. Allora, quando noi entriamo in quegli stati di confusione, il cervello funziona molto male. Quindi è facile convincersi di non essere in gamba, di essere deboli, di essere fragili, disadattati e così via. Se noi impariamo che queste cose sono costruite fuori di noi, ci entrano dentro, allora la psicologia è una delle cose che a me a volte mi dispiace della psicologia, sto facendo quel che posso per fare questo cambiamento, che se voi andate in terapia perché avete un problema, raramente... il terapeuta vi fa vedere la relazione tra il vostro problema che avete e il mondo in cui vivete, che questo problema lo crea a livello globale, a livello collettivo. Cioè la depressione da senso di inferiorità, per esempio, quando qualcuno parlò al Dalai Lama e gli disse: senta, ma come state voi tibetani col senso di autostima? Dalai Lama dice: cosa? No, senso di autostima, cioè la stima di sé. Lui non riuscì a capire, si è fatto spiegare e poi disse: noi non abbiamo parole in tibetano per parlare di senso di stima di sé, perché è un dato di fatto, come può non stimarsi una persona? Adesso faccio una battuta, a volte lo chiedo, io ho una gatta che è mia consulente, spesso mi consulto con lei per avere, ci vuole pluralità di punti di vista, e chiedo anche ai gatti: ma scusa, ma tu ti senti mai inferiore a un altro gatto, così? Di cosa parli? Siamo solo noi esseri umani che riusciamo a sentirci inferiori, ma non tutti gli esseri umani che sono stati sottoposti a una propaganda. È chiaro che questo avviene in famiglia, ma chi lo nega? È ovvio che se una madre sega le gambe a un bambino, questo bambino ne sarà deprivato. Ma pensate solo a questo, pensate che questo accade in una famiglia e poi tutta la società invece sostiene il bambino. Cioè non c'è competizione, c'è armonia, c'è sostegno, cioè il bambino esce dalla famiglia e trova tutti adulti che sono, non vedono l'ora di regalargli serenità, pace, e che è una scuola dove si entra e si vivono le ore meravigliose. Uno non vede l'ora di tornare a scuola, non ce l'ha fatta, e quando deve tornare a casa dice: ah, peccato perché è già finita l'ora. Non è mai capitato di vivere così la scuola? Cioè quando dopo 4-5 ore dite: mannaggia, è finita, guarda un po'. No, eppure la scuola dovrebbe essere questa in una società civile. Perché? Perché non c'è più grande gioia dell'apprendimento. Già lo diceva Spinoza, comprendere come è fatta la realtà è una gioia infinita. Rimanete incantati se riuscite a cogliere qualcosa della realtà. Ma se quello che vi si insegna sono delle teorie che finiscono lì, ma capisci? Allora, quindi c'è una parte della scuola, una parte che non funziona, per questa ragione che vi ho detto. Oggi poi la situazione è talmente grave di cui è meglio non parlare. Chi si occupa, come fa la nostra amica, di questo settore, io non vorrei essere al suo posto, perché non so, veramente la situazione è drammatica, ci vuole un grande coraggio, perché cambiare la scuola vuol dire cambiare la società, cioè cambiare tutto. All'epoca dei greci la scuola era il luogo che dava la direzione per il futuro alla società, c'era il luogo di elaborazione culturale. Oggi la scuola cos'è? È luogo di elaborazione culturale, è un luogo al massimo di trasmissione, al massimo, e male fatta anche, e non è colpa di nessuno, gli insegnanti si hanno da fare, tutti fanno quello che possono. Adesso vi voglio dire invece qualcosa di bello, perché l'analisi delle cose che non vanno, sai, a un certo punto le trovate dappertutto. Vediamo che cosa invece si può fare. Vi ho detto prima che siete tutti Nelson Mandela, ma non è una battuta, perché il vostro cervello, che ha 10 miliardi di neuroni, non sono mica pochi, è un numero di connessioni praticamente infinito,
ha un potere immenso, ma non ce l'ha questo potere se siete spaventati. Se vi sentite in colpa, se vi sentite in inferiorità, il potere che avete è andare a qualcuno che vi cura, che vi può curare con la terapia verbale o con le terapie fisiche, con le terapie motorie. Oggi avete un mercato delle terapie che di più ampio non potrebbe essere. Il problema non è tanto quello, si può farsi curare, ma il problema è poi cosa ci facciamo al mondo. E noi, se ci osserviamo in profondità, nei momenti in cui siamo soddisfatti, e possono essere anche molti, ci dobbiamo chiedere, ma io che ci faccio qua? Qual è il mio contributo che sto dando al mondo? Oggi le persone, si è fatto in modo che si sentano tutte separate gli uni dagli altri, è difficile collaborare. Quando andavo all'università io, gli appunti si passavano volentieri. Gli ultimi anni che sono andato, che insegnavo psicologia, vedevo che i ragazzi si tenevano i loro appunti ciascuno per sé. Ma cade anche qui? No, perché siete Nord Africa, quindi no, cioè voi siete ancora indietro, ma quando vi arriverà al Nord, cioè capite, al punto un individualismo tale, perché ho preso gli appunti, io non te li faccio vedere, tra studenti. Ok, l'individualismo è una delle piaghe. Adesso voglio darvi qualche, arrivo al punto. Allora, se andiamo in altre psicologie, anche nella nostra filosofia ci sono le cose che sto per dirvi, ma in altre psicologie è studiata da molti più anni. Nella psicologia asiatica, ad esempio, che è data 5.000 anni più o meno, la psicologia dello yoga, la psicologia, lì certe cose che per noi sono poco chiare, sono chiarissime da migliaia di anni. Cioè, come esseri umani, vi ho detto prima all'inizio, che siamo esseri non finiti, che dobbiamo completarci. Allora vado al tema che mi interesserebbe trattare con voi oggi, che è il tema degli stati di coscienza. Eccolo qua. Beh, tutti voi conoscete almeno due stati di coscienza, quello del sonno e quello della veglia. E lì voi siete convinti di agire volontariamente, grazie alla vostra volontà che vi alzate al mattino, che venite all'università, che studiate, che fate le scelte di vita. Bene, coloro che hanno studiato gli stati di coscienza a fondo ci dicono che questa è un'illusione, che gran parte delle cose che noi facciamo nello stato di veglia sono abbastanza automatiche e che la volontà c'entra molto poco. Già Spinoza diceva che nello stato di coscienza ordinario noi siamo meccanici. Cioè non c'è libero arbitrio, facciamo le cose perché siamo causati. Crediamo di scegliere, ma in realtà la scelta viene attraverso di noi. Però questo è solo l'essere umano in un determinato stato di coscienza. In realtà l'essere umano ha a disposizione altri stati di coscienza, nella quali va verso stati sempre di maggiore libertà. Allora volevo fare una carrellata di questo. Parliamo in termini più semplici possibile. Allora, in un determinato stato di coscienza, gli stati di coscienza sono come stadi evolutivi. Avete studiato probabilmente Piaget, ne avete sentito parlare, c'è lo stadio preoperatorio, lo stadio operatorio e così via. Ma da un altro punto di vista, più ampio, esistono differenti stati di coscienza che riguardano gli esseri adulti. Cioè l'essere adulto, grande, cresciuto, 25 anni, nello stato ordinario di coscienza, sviluppa un potenziale minimo rispetto a quello che ha. Eccolo qua. Allora, vedete quella scala? Quella scala lì indica che gli esseri umani, anche se apparentemente sono tutti adulti, si pongono nel tempo, lo stesso essere umano si può porre nel tempo, a stadi evolutivi completamente differenti. C'è uno stato in cui è molto egocentrato, ha un'empatia molto bassa, e uno stadio in cui invece ha un'empatia più allargata, fino ad avere un'empatia universale. A seconda delle tradizioni,
si scopre che ci sono differenti livelli di coscienza, ma almeno tre. Ecco, adesso vi parlerò di questi. Ecco. Nello stadio 1, vedete qui c'è R piccolo, basso, noi siamo meccanici, cioè rispondiamo, stimolo-risposta. Nello stadio 2, che è lo stadio, diciamo, dell'io, abbiamo una capacità di riflettere sulla risposta automatica, ma siamo in gran parte ancora automatici. Siamo condizionati dal contesto, dalla cultura, da mille cose. Soltanto nello stadio 3 noi siamo in grado di osservare noi stessi. Disidentificarci da quelle che sono le risposte automatiche, quindi entrare nel mondo della libertà. È inutile che vi dica che nel mondo dove non c'è libertà non c'è nemmeno amore. C'è un amore falso. Per essere, poter amare bisogna essere liberi. Naturalmente noi parliamo di amore, ma spesso non è amore vero, è amore possessivo. L'amore vero è l'amore che irradia dalla persona tutto intorno, che porta allo sviluppo di tutte le qualità dell'essere: l'empatia, l'ascolto, la compassione, l'amorevole gentilezza, l'attenzione, la generosità. Qualità dell'essere, o qualità, se volete, dell'anima. Tema poi è un tema ampio, rischia di essere... Allora, l'essere umano cerca la felicità, l'ha sempre fatto, come tutti gli esseri viventi. Spesso però la cerca nel posto sbagliato. Se io cerco la felicità attraverso la competizione con gli altri, io posso anche raggiungere un ottimo risultato. Raggiungo questa posizione qua. Ma quanto riguarda la felicità è tutto un altro discorso. La felicità è qualcosa che ha a che fare con il nostro rapporto interno, il tipo di qualità che stiamo sviluppando. Su questi i bambini hanno una competenza superiore alla nostra, perché i bambini non li puoi ingannare, fino a quando sono piccoli, poi dopo. E nemmeno gli animali. Tu non puoi far finta di amare un gatto e lui pensa che tu lo ami, non se ne accorge. Pensate che i bambini hanno una capacità di riconoscere le qualità relazionali molto più ampia di uno psichiatra bravo. In analisi transazionale si dice che un bambino, che uno psichiatra bravo, è già molto bravo se ottiene il 25% della capacità relazionale di un bambino, di cogliere gli stati. I bambini sopravvivono, per sopravvivere hanno bisogno di capire che tipo di relazione sono, quindi hanno le antenne aperte. Quindi se avete benevolenza o no, se siete aperti o chiusi, se siete se lo amate o no, se ne accorgono. Anche se per la ragione che vi ho detto prima, se ne accorgono a livello o un altro lo negano perché ne hanno paura. Quindi vi sto dicendo che ognuno di noi ha un potenziale di intelligenza e di amore che è straordinariamente ampio. Siamo fatti così. Questo potenziale d'amore nella nostra, nella cultura a cui abitiamo, che privilegia l'efficienza rispetto all'armonia, è drammaticamente sceso. Un libro recente è La morte del prossimo. Qualcuno di voi ha sentito parlare di questo libro? Se andate in libreria trovate ancora. Era di Luigi Zoia, un psicanalista junghiano, presidente della società analitica. Ha scritto questo libro per dire, specialmente negli ultimi decenni, è morto il prossimo, dopo la morte di Dio, è morto il prossimo nel senso che quella tensione verso gli altri che c'era naturale, se uno entrava in treno, mangiava un panino, tendeva a offrirlo al vicino, oggi non succede più perché abbiamo paura del prossimo. Il prossimo è morto, in questo senso. È un bellissimo libro, vale la pena per chi fa i vostri studi di leggerlo, perché Luigi Zoia comunque ha una grandissima cultura e vi fa spaziare attraverso, è uno studioso tra l'altro della cultura greca,
e poi è uno psicanalista, quindi sa come trattare, come risolvere i problemi. Va bene, ritorno al tema degli stati di coscienza. Allora, gli stati di coscienza oggi, se potessimo dire, sono l'aspetto negato nella nostra cultura. Perché se veramente sapessi quali sono gli stati di coscienza, la scuola sarebbe tutta diversa, perché ci occuperemo in primo luogo di lavorare perché i bambini vadano verso uno stato di coscienza elevato e non egocentrato. Questo sarebbe la prima cosa che faremmo. Ma lo stesso lo faremmo anche nei luoghi di lavoro, perché se siamo in uno stato di coscienza egocentrato, quello che noi produciamo rischia di essere dannoso a noi stessi e a tutti gli altri. Se comprendessimo questo. Benissimo. Avete sentito parlare di stati di coscienza la prima volta? Vediamo un po'. Avete sentito parlare? Sapete di cosa parlo? Eppure, scusate, avete fatto la scuola secondaria? O siete qui? Molti vengono dagli studi professionali. Bene, allora le cose che vi sto dicendo adesso... Però io vi direi una cosa, le cose che vi sto dicendo adesso dovrebbero insegnate non negli istituti, le cose, prima elementari, anche prima, gli asili. Che è la base di tutto, se non sviluppate l'intelligenza emotiva, se non sviluppate questi aspetti, questa cosa grava dopo, nello sviluppo dell'intelligenza. L'intelligenza non è più messa al servizio del bene comune, Bene comune vuol dire cosa possiamo fare che faccia bene di tutti. Questo dovrebbe essere l'attenzione, prima mi facevi la domanda, come mai ci sono delle pubblicità oggi che fanno vedere delle cose tremende? Ma perché l'attenzione verso il bene comune non c'è. Guardati cosa succede nei dibattiti televisivi, guardatevi. Adesso noi sul sito stiamo per fare un'analisi di dibattiti televisivi e vedere quali stati di coscienza le persone hanno mentre dibattono. C'era un dibattito bellissimo che abbiamo analizzato in cui c'era Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Corte Costituzionale, che veniva attaccato brutalmente da altre parti e lui con una serenità incredibile diceva, beh, questo è quel suo modo di pensare, io non credo di essere una persona fatta così, penso per questo, e rimaneva sereno. Lui vedevate non solo un uomo colto, c'è pieno di uomini colti, non è di quelli che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di uomini integri, che possono essere dei leader. Ecco. Io ho avuto una grande fortuna di incontrare un maestro nella mia vita, che è stato Boris Porena. Boris Porena parlo sempre, quando appena posso, perché quando ero in grande confusione, era ancora giurisprudenza, poi però stavo riprendendo gli studi musicali, insomma stavo facendo concerti di improvvisazione, era un periodo molto schizofrenico, incontrai Porena in quel periodo lì, che è un compositore di Roma, compositore che ha avuto una crisi a 50 anni, era un compositore d'avanguardia, e si è chiesto, ma cosa serve la musica che faccio io? Che senso ha produrre la musica? Un compositore di avanguardia, quindi produce una musica che è ascoltata da pochissime persone. Si è posta questa domanda, ma che senso ha la mia presenza qui in mondo? Entrò in una crisi molto grave, sua moglie era una psicanalista, di lui non capiva niente, si separarono. Lui incontrò una violoncellista, una grande donna, la Paola Buccia, che era figlia di un grande violoncellista, si incontrarono, lei molto più giovane, e lei veniva dalla ex Jugoslavia. Da Jugoslavia, da Zagabria. In Zagabria c'era comunque una tendenza verso una visione del bene comune, sia pure a loro modo, ma comunque c'era, si dava più importanza ai beni pubblici che ai beni privati. Lei diceva, in Jugoslavia, in quell'epoca, eravamo contenti che le scuole fossero belle, che le nostre case fossero un po' meno, non importa, l'importante è che le scuole, le biblioteche, questo, guardate, tra l'altro... Basta andare indietro all'epoca dei greci, un po' di anni fa, gli architetti per i greci non lavoravano mica per i privati, lavoravano per il pubblico, fare belle le cose che sono di tutti. E tra i greci l'arte più alta era considerata la poesia, perché la poesia non la puoi possedere, non c'è niente da fare, non c'è il supporto, niente. Bene, tornando a Boris Porena, lo incontrai al conservatorio della Santa Cecilia, e naturalmente lui era un'autorità, era così, ero rispetto a lui un principiante, quindi andai là perché gli volevo far vedere cosa stavamo facendo con l'improvvisazione musicale, era un territorio nuovo su cui stavo lavorando con una pianista e una flautista, io violoncellista, stavamo facendo concerti in giro di improvvisazione. Andai da Boris Porena
E come lui mi venne incontro, mi guardò con uno sguardo che mi fece sentire a casa subito. La tensione che avevo, che ho sempre avuto nei confronti dei grandi maestri, così, mi passò subito. E lui mi presentò i suoi allievi di composizione e mi disse: guarda, c'è un amico qua che viene da Genova, vorrebbe farci vedere alcune cose, parlare insieme. E mi disse: senti, ma prima di parlare delle cose, facciamo un'esperienza, perché sull'esperienza poi possiamo ragionare, sulle teorie, sai. Tenete conto che lui, oltre ad essere un musicista, è un filosofo, è uno storico, uno che ha scritto, ha passato la storia della musica, cioè uno che ha scritto tantissimo la sua vita. Però da un certo punto, periodo della sua vita in poi, si è dedicato a lavorare con la musica, con i bambini. Dove? Dei bambini dell'asilo, asilo elementari e scuole medie. E ha portato la composizione musicale a partire dall'asilo. Vedete, i bambini dell'asilo e dell'elementare, ho imparato anch'io in quell'epoca, come si può portare la musica lì. Ma non la musica codificata una volta per tutte che viene calata dall'alto, ma la musica che viene costruita, cioè attraverso il lavoro musicale si sviluppa il cervello. Io quando ho incontrato Porena ho trovato un'oasi. Bene, quando andai appunto a presentare il conservatorio, lui mi accolse così, mi sentì a mio agio. Lui mi disse: facci sentire qualcosa, mi sedetti al pianoforte, che non è il mio strumento, mi sentì a mio agio e feci quello che... Le mie mani andarono da sole, poi commentammo insieme, mi sentì a casa. Ecco, quest'uomo non era uno psicologo, non è un terapeuta, ma quello che fece con me in quella volta è frutto di una grande comprensione dell'animo umano. Ecco. Da lì poi diventammo amici, cominciai a frequentarli, imparai quello che faceva nelle scuole, era straordinario. Il centro, che poi è diventato centro musica, poi diventò centro metaculturale, era uno studio dei presupposti che stanno dietro la nostra cultura, andando a vedere da come impariamo a scrivere la musica e così via. Era un viaggio straordinario. Finalmente trovai il luogo dove, pur avendo interessi diversi, che normalmente in contesti normali si è considerato strano, lì dentro invece era considerata la fortuna. Infatti in quel luogo ci si occupava di disegno, di movimento, di musica, poi pian piano di matematica, di italiano, di pedagogia, di psicologia, e ha cominciato a estendere. Lui ha cominciato a occuparsi di tantissime cose, proprio partendo da un'analisi di quello che succedeva con i bambini. Questa esperienza è stata straordinaria. E ancora oggi devo a lui il fatto che poi io ho trovato una strada, dopo ho fatto psicologia, dopo mi sono occupato, vabbè, poi ho fatto le solite cose che fanno i terapeuti, ho fatto di scuole, ho fatto varie formazioni, ma ogni volta avevo dietro il background di Boris Porena, che mi aveva dato, come dire, il modo di osservare le cose non entrandoci dentro e identificandosi, ma guardando da fuori. Bene. Per concludere, noi possiamo vivere in diversi stati di coscienza. E siccome il discorso è complicato, devo andare a cercare uno dei modelli che è il più semplice che conosco. Più facile di questo non c'è, vediamo se lo trovo, perché almeno vi rimane qualcosa. Ecco qua, boom. Vado a vedere se... E poi devo parlare almeno dei modelli neurologici. Sono. Ecco qua. Allora salto tutti di pezzi perché non abbiamo tempo. Mi rifaccio a una tradizione, una tra le tante che esistono nel mondo, al buddismo Mahayana cinese, una scuola di buddismo Mahayana cinese, dove trovate la teoria dei 10 mondi. La teoria dei 10 mondi dice questo. I 10 mondi ve li dico: sono l'inferno, l'avidità, l'animalità, la collera, il mondo dell'umanità, il mondo del successo. Poi vi dirò oggi ciascuno qualcosa. Da lì si fa una svolta: mondo dello studio, parziale illuminazione, bodhisattva e buddhità. Allora, la teoria dei 10 mondi dice questo: noi non viviamo direttamente nel mondo, lo filtriamo attraverso le nostre mappe, i nostri stati di coscienza. In noi ci sono per queste 10 possibilità, possiamo vivere la stessa situazione nel mondo dell'inferno, nel mondo dell'avidità, nel mondo della medica e così via. Dipende da quali parti della mente e cervello attiviamo, quali configurazioni mentali abbiamo. Quindi questi 10 mondi sono
compresenti qualunque momento, è sempre possibile passare dall'uno all'altro. È come cambiare stazione radio, no? Quando accendete la radio, potete Rai 1, Rai 2, Rai 3 e così via. Lo stesso all'interno del nostro cervello, possiamo sintonizzarci su determinate configurazioni mentali. È possibile per tutti. Bene, adesso vi dico cosa comporta configurare il cervello nella posizione inferno. L'inferno è disperazione e distruttività. Per sé e per gli altri. Il secondo mondo è il mondo dell'avidità. È il mondo in cui c'è continua brama di ottenere qualcosa, di raggiungere qualcosa. Possesso, potere, denaro, sesso. Sesso, possesso, in che senso lì? Ma anche brama d'amore, brama di rispetto, brama di riconoscimento, qualunque cosa. Siamo guidati dalla brama, prendere. Il mondo dell'animalità, guidato dagli più istinti predatori. Ottenere di più anche a scapito degli altri. E qui apro una piccola parentesi, la chiudo qua. Le multinazionali, che sono state analizzate dal punto di vista psichiatrico, come se fossero persone, il loro modo di agire nel mondo, dal punto di vista del profilo psichiatrico, sono enti psicopatici, secondo le definizioni di DSM-5, enti psicopatici, personalità psicopatica, cioè predatori, disoneste, capaci a mentire in qualunque modo, focalizzate sul loro interesse. Un grande economista, grande conosciuto, che è morto da poco, premio Nobel dell'economia, ha detto: se una multinazionale dichiara di voler fare qualcosa di buono, se un dirigente della multinazionale, qualcosa di buono per il mondo, può anche farlo, di dichiararlo. Dichiararlo può. Perché questo gli può portare dei vantaggi. Ma se spende dei soldi per un'azione umanitaria, riducendo quindi i vantaggi per gli azionisti, allora è disonesto, perché il suo contratto è un contratto con gli azionisti, il suo compito è aumentare il valore delle azioni, tutto il resto è disonesto. E quel testo che trovate su Feltrinelli, sulle multinazionali, trovate anche che tra queste modalità di aumentare il valore delle azioni c'è anche quello di simulare di aver trovato una miniera d'oro che non è una miniera d'oro. Le azioni salgono, vendete le azioni quando sono salite al massimo e uscite. Queste sono azioni, va bene. Ecco, allora capite che, siccome le multinazionali, molte di esse, non alcune, hanno un fatturato che è superiore al prodotto interno lordo di molti stati, sono praticamente organizzazioni non democratiche, focalizzate sul profitto, che hanno un potere immenso sulla politica degli stati. Allora, questo è il mondo dove viviamo. Benissimo, di fronte a questo abbiamo la possibilità di uscirne, perché noi come esseri umani abbiamo un potenziale creativo incredibilmente grande. Però dobbiamo uscire, riuscire a fare questi passaggi. Allora, il mondo delle multinazionali a livello delle animalità, eccolo, per capirci. Poi c'è il mondo della collera, l'umanità è il mondo dove sono abbastanza sereno, riesco a raggiungere un buon equilibrio, però non ho nessuna particolare tensione per il bene comune, sto bene, sto lì. Il successo, ottengo risultati buoni, ottengo una bella carriera, ottengo una bella cosa, sono risultati. Ecco, bene, i primi sei mondi sono ancora considerati nel buddismo mahayana cinese, poi esteso in Vietnam e anche in Giappone, Corea e Giappone, sono considerati mondi nel quali l'essere umano non è ancora libero, cioè meccanico, e ancora reagisce, non ha un'empatia nei confronti degli altri, non è in risonanza. Il mondo della risonanza, dell'empatia, cioè il mondo delle qualità umane, comincia col mondo dello studio, cioè ci rendiamo conto che attraverso i primi 6 mondi non raggiungiamo la felicità. La felicità la raggiungiamo se noi, la felicità vera, la potente, quella che ci dà l'entusiasmo alla vita, la raggiungiamo quando siamo in sintonia, quando siamo in armonia col contesto,
quando siamo in empatia allargata. E lì allora c'è il mondo dello studio. Adesso voi siete qui all'università, dedicate del tempo a studiare. Lo studio a cosa serve? Serve a prendere un titolo. Quello, vabbè, è un accessorio. Ma dovrebbe servire, dovreste farlo, perché, perché siete iscritti all'università? Io spesso lo chiedo agli studenti. Ecco. Molti ragazzi dicono perché voglio imparare a capirmi meglio, perché voglio conoscere. È giusto, è questo. Ora, nella vostra conoscenza dovrebbe aumentare la conoscenza di voi stessi. La capacità di capire che cosa volete nella vita, di quali sono i vostri talenti, di quali sono le vostre qualità emergenti. Ecco, questa è una delle cose più importanti della vostra vita. Ecco. Poi ci sono gli altri mondi, sono parziale illuminazione, non solo studi, capisci cose nuove che prima non capivi, ma che le metti in pratica e poi fino ad arrivare al Bodhisattva, che è una persona che è realizzato dal punto di vista della sua felicità personale, però vede che il mondo è pieno di sofferenza. E siccome si sente connesso, desidera di aiuto, quindi desidera aiutare, quindi prova compassione e dedica la sua vita a quello. E poi il mondo della buddhità, che è il mondo della serenità, della pace. Allora, se voi osservate questa carrellata, è una carrellata didattica, non ha nessuna pretesa d'altro, possiamo renderci conto quanto spesso nella nostra vita noi siamo nei mondi bassi. E come possiamo saperlo? Vediamo se c'ho qualcos'altro. Vediamo. Ecco, per esempio, noi nei nostri gruppi di lavoro distinguiamo tra grande mente, siamo nella grande mente quando siamo aperti, abbiamo una visione allargata, nella piccola mente quando siamo concentrati sui nostri bisogni. Ecco. Allora, la prima cosa importante da capire, per il primo passaggio, è avere delle idee chiare e distinte, come direbbe Cartesio, per sapere quando mi trovo nei mondi bassi e quando invece sto muovendomi nei mondi alti. Allora, vorrei che voi portaste a casa almeno una cosa semplice, non è più difficile che bere un bicchiere d'acqua, più o meno quella difficoltà lì, vediamo se lo ce l'ho messo. Ecco. Eccolo qua. Questo è uno degli indici. Se voi praticate lamentele, pretese, accuse o no. Di fronte a una difficoltà della vita, cominciate a lamentarvi. Allora vuol dire che siete in uno dei mondi bassi, dove vi sentite causati da qualcosa di fuori. Appena scoprite che dentro di voi c'è possibilità di creare una configurazione del cervello che non vede più le cose in quel modo, entrate nel mondo della libertà. E nel mondo della libertà è la libertà dalla paura, è fine della paura. E quindi inizia l'intelligenza. Fino a quel momento siamo in stati di risorse limitati, ma non dipende dall'esterno. Sì, certo, ci è influenzato così. Abbiamo la chiave e è là. Allora, quando se pensate, facciamo 2 minuti di riflessione, entrate dentro di voi, chiudete un attimo gli occhi, come preferite, e pensate a questo. Quante persone avete sentito che si lamentano? Se avete un amico che si lamenta, come vi sentite? Male, male. Okay. E allora chiediamoci, ma cosa fa sì che le persone si lamentino? Anziché cambiare configurazione mentale. E andare in quei luoghi dove la mentela non può esistere, perché si riconosce il proprio potere, in senso sano, la propria forza. Si lamenta chi è debole o chi si sente forte? Secondo voi, chi è che si lamenta? Chi sente a suo agio o chi è sempre timoroso, pieno di paure? Si lamenta chi si sente a suo agio nel mondo o chi si sente inferiore, fragile, oppresso? Ecco. Allora la lamentela è un segnale di dove mi troviamo. Ve ne sto dando il più semplice di tutti, ce n'è di più facile.
Un altro segnale molto importante è il disprezzo. Quante persone disprezzano? Disprezzano gli altri, disprezzano la casa che hanno, disprezzano l'automobile, disprezzano i loro genitori. Ecco. Guardate che è una malattia quella del disprezzo. Perché il disprezzo porta all'ingratitudine, porta alla chiusura del centro del cuore, rende impossibile amare, è questo che poi crea dolore. Mi spiace che non abbiamo tempo, mi piacerebbe rispondere a voi a tutte le domande, perché sicuramente vi vengono in mente, e andate sul sito e credo che lì possiete, perché credo che siamo arrivati tardi, va bene? Allora grazie.